indicazioni che hai avuto da questa... No, aspetta. Prima per Macerata, le indicazioni che hai avuto da questa partita, poi ritorno al Turi, No, beh, le indicazioni, una partita che lascia il tempo che trova, nel senso che è un'amichevole, che viene dopo una settimana di... E lavoro per entrambe le squadre dopo un periodo di sosta, quindi io penso che l'obiettivo era quello di fare un'ottima sgambata per tutte e due le formazioni, Perugia largamente chiaramente rimaneggiato, e quindi insomma il risultato lascia il tempo che trova, per noi comunque ci ha dato possibilità di misurarci con un campo e con un avversario chiaramente diverso da quello che affrontiamo solitamente, quindi per noi la prendiamo come un test assolutamente positivo. Importante intanto anche che non si è fatto male nessuno, che la prima partita di solito quando si riprende c'è sempre un po' di apprensione da questo punto di vista. Ritorno al Curi, chiaramente l'ho detto prima qualche collega della televisione, è stato, cioè, per me è sempre un piacere, sono rimesso piede dopo la mia esperienza da avversario alcune volte, ci abbiamo rifatto qualche partita con qualche squadra di ex giocatori che, e quindi è vecchie glorie, esatto, e purtroppo non la volevo dire sta parola, ma purtroppo il tempo passa, quindi è così, e ogni tanto capito in tribuna, mi vedete a vedere la partita del Perugia, quindi insomma diciamo che quando posso e vengo volentieri, e chiaramente oggi insomma aver rimesso piede in una panchina, un amichevole, però per me è sempre come dire tornare indietro di tanti anni, un periodo assolutamente splendido della mia carriera, quindi ho tanti amici, ho persone che tuttora lavorano all'interno del Perugia, amici, quindi come dire, poi abito vicino, quindi l'occhio qua ce l'ho avuto sempre. Squadra Federico da trasferta. Noi abbiamo fatto una discreta partita oggi perché abbiamo trovato di fronte una squadra che gioca. Quando noi troviamo, facciamo grande fatica quando troviamo squadre schierate nella prima metà campo e dobbiamo farla noi la partita. Quindi no, vabbè, perché però io non posso chiaramente dire cose che non sono vere, nel senso che la mia squadra ha altre caratteristiche, cioè ho dei giocatori che sono forti tecnicamente quando però riusciamo ad avere degli spazi. E quindi oggi si è verificata questa condizione soprattutto nel primo tempo alcune volte, e abbiamo trovato delle situazioni, abbiamo creato delle situazioni a noi favorevoli, e quindi questo è, noi, quando dobbiamo giocare con le difese schierate e tutti gli uomini della metà campo avversaria che ci aspettano, la nostra difficoltà è questa. Lo dimostra il fatto che noi in trasferta abbiamo fatto molti più punti che in casa, e 16 in trasferta con 4 vittorie, solo 2 vittorie in casa e con 11 punti fatti, quindi la differenza è questa, speriamo nelle partite che mancano di continuare ad avere lo stesso ruolino in trasferta, chiaramente dobbiamo modificare in positivo quello tra le mura amiche. Per quello che conta questo test, Federico, come hai visto il Perugia al di là delle assenze, comunque ha sottolineato largamente incompleto, però magari per la manovra è sembrato forse un po' lento in determinati frangenti, si viene dalla sosta, in generale come l'hai visto? Sì, no, ma come dire, sarebbe stato, con Cristian abbiamo parlato anche prima della partita, eravamo tutti preoccupati credo da questo punto di vista, perché quando c'è una sosta sai quello che lasci ma e non sai quello che trovi quando devi riniziare, quindi per forza di cose Perugia non poteva essere al massimo oggi, ma non lo eravamo neanche noi. Io magari ho dei giocatori che a livello morfologico sono un pochettino diversi perché ho più brevi linee, quindi magari sono riusciti prima a riprendersi il clima partita, e però insomma dai, io, come ho detto, non guardo, la prenderei come un allenamento assolutamente, come penso l'abbia preso Cristian, il fatto di aver utilizzato tanti ragazzetti anche nella seconda parte della partita lo dimostra, perché insomma, avevamo necessità di dare minutaggio ma non troppo, perché insomma poi una settimana di lavoro come questa qua non poteva essere conclusa con con giocatori che facessero troppi minuti dal mio punto di vista, perché insomma abbiamo lavorato bene questa settimana.
anche in Serie C e come in Serie B, ci sono dei giorni in altro campionato? Secondo me è qualcosa di diverso rispetto all'andata, nel senso che tante squadre si stanno muovendo, non è detto che poi si rafforzino, perché delle volte quando uno cambia poi non è detto che trovi quello che cerca. Però noi ci siamo capitati in un girone che è molto competitivo, nel senso che ci sono 5-6 squadre che per budget non sono assolutamente alla portata delle altre, che però stanno facendo fatica ad allontanarsi da tutto il resto del gruppo, perché ci sono stati poi dei risultati clamorosi. Mi viene in mente il Forlì, che era ultimo in classifica, che ha battuto in fila Reggiana e Venezia, che sono le due squadre, una delle due squadre accreditate per vincere il campionato. Quindi al momento non c'è una regina, non c'è una squadra che ha dato l'impressione di staccare le altre. Io credo che al girone d'andata mi ha impressionato tanto il Pordenone, però io credo che il Parma sia la squadra che, con gli acquisti che sta facendo e con la squadra che sta sistemando, credo che sarà destinata, secondo me, a recuperare i 3 punti che separa dalla vetta, che è il Venezia in questo momento, ma ha grosse chance di vittoria finale. Ok? È stato un piacere. Grazie.